E ci siamo ragazzi, bentrovati a tutti voi, io sono Manuel, questo è canale Forza Lazio. Ci siamo tra poco più di 5 ore, 5 ore e 45 per l'esattezza. Andrà in scena una gara troppo 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 importante ragazzi, è una gara determinante, lo dicevo nel video precedente, una gara cruciale per la Lazio, per tanti 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 motivi. Vi dico la verità, c'è una certa attesa da parte mia, anche perché finalmente finirò di oscurare le classifiche quando le fanno vedere, perché con oggi, con la partita della Lazio, va a concludersi appunto la decima giornata di campionato e finalmente, come mia usanza, lo sapete ormai, sto sbomballando da mesi, finalmente andrò a vedere la classifica. Classifica che vedrò insieme a voi, ok? Quindi domani mi organizzerò, domani giornata densa, incredibile, non solo lavorativamente parlando, comunque mi organizzerò per farlo. Ma concentriamoci ragazzi fortemente su questa partita che è cruciale per tanti motivi, lo dicevo già nel video precedente. Questa ragazzi è una partita che ti può permettere di cancellare, se non tutte e due, una delle due brutte gare che hai fatto appunto all'apertura del campionato. Chiaramente mi riferisco a Lecce e alla gara dell'Olimpico contro il Genoa. Cataldi ieri sera diceva che c'è grande voglia di riscatto da parte della squadra, ci credo, forse, guardate cosa vi dico. Se proprio dobbiamo dare un senso positivo, mi sto sforzando, cercate di capire cosa intendo dire, alla sconfitta in Olanda è proprio questa, di far presentare la squadra qui all'Olimpico carica a pallettoni per un match troppo 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 importante per ai fini della classifica. Indipendentemente quindi da chi sceglierà Sarri, questa è una partita da vincere, con cattiveria, con furbizia, metteteci quello che vi pare. Questa è la classica partita dove conta poco l'aspetto estetico. Scusate questi riverberi che vedete ragazzi, è che ho il sole alle spalle che disturba un pochino l'immagine. Allora, detto questo, chiaramente le scelte di Sarri saranno consone a quello che è il suo progetto di partita. Che partita vuole fare Sarri? Sarri è uno, a differenza di Italiano, come invece vi spiegavo questa mattina, che in qualche modo studia molto l'avversario, non è che va ad adattarsi all'avversario, perché tendenzialmente l'atteggiamento della Lazio è come la Fiorentina, sempre lo stesso, andare ad aggredire alto cercando di togliere subito la palla all'avversario. Ma Sarri più di Italiano è quello che va a cercare contromisure per la squadra avversaria che affronta, e chiaramente in base a questo scegli i giocatori da mettere in campo. È inutile dire che Provedel, Romagnoli, Patrick, Luis Alberto, Zaccagni sono sicuri del posto. Per tutti gli altri non so che dirvi, vi dico la verità, perché potrebbero cambiare i terzini, se non tutti e due un terzino solo. La difesa è fatta, davanti la difesa che facciamo? Continuiamo con Rovella, che comunque il suo lo fa sempre regolare, o rilanciamo Cataldi? E poi l'eterno dilemma, Guendouzi a centrocampo? Per me Guendouzi è imprescindibile ragazzi, ripeto, ve l'ho già dimostrato più volte, Guendouzi è un giocatore imprescindibile, serve come il pane, come si dice a Roma, per un discorso di equilibri, per un discorso di distanze tra i reparti, è fondamentale avere Guendouzi dentro. Quindi fosse per me metterei Guendouzi dentro. Luis Alberto non si tocca, anche se secondo me nell'arco di queste partite toccherà dargli un po' di spazio per rifiatare, però Kamada può ancora una volta rientrare in ballo, e attenzione,
alle parole di Sarri post Feyenoord, quando dice che il suo grande rimpianto è stato Camada. Potremmo aspettarci Camada oggi vicino a Luis Alberto, anche se, andiamo a specificare ancora una volta, Camada in quel ruolo si adatta, lo ha dimostrato in maniera lampante, come non appena ha la possibilità di giocare nel suo ruolo di centro-sinistra si vede proprio che c'è un'altra gamba, altro dinamismo, attacca bene lo spazio, insomma Camada a destra si adatta, ecco, andiamo un attimino a dirla in maniera chiara. E poi ci sta l'altro eterno dilemma, questo lo sappiamo, no? Dilemma che certifica ancora una volta che stavolta il mercato è stato fatto bene, e sto parlando di Castellanos e Immobile. Io la penso in maniera totalmente diversa rispetto al tecnico. A me di recuperare Immobile sì, è importante, ma la mia priorità, ribadisco, è la Lazio, nello specifico il campo, nello specifico il risultato. E rischiare di concedere ancora una volta un giocatore in meno alla Fiorentina, temo questa cosa. Quindi mi auguro che Sarri sia cosciente del fatto che in questo momento è imparagonabile appunto mettere a confronto Immobile e Castellanos. Castellanos adesso deve essere il titolare della Lazio, deve essere il titolare della Lazio con continuità. Poi per recuperare Ciro Immobile si trovano 150.000 possibilità, anche se il diavolo che sta in me mi dice, due mesi e mezzo che stiamo aspettando Immobile e che si dice che dobbiamo recuperare Immobile, un terzo di stagione è passato, ragazzi, bisogna dire la verità, dobbiamo dircele chiare le cose in faccia. Ecco, io, questi sono tutti i tipi di ragionamenti che a poco più di 5 ore dall'inizio di una partita cruciale per la stagione della Lazio non voglio sentire, cioè a me viene naturale dire che deve giocare la miglior Lazio possibile, senza se e senza ma, senza staffare troppi discorsi e anche, vogliamo dircelo, troppe paranoie. Qua si parla di recuperare Ciro Immobile, ragazzi, e chi ci dice che Ciro Immobile è questo? Chi ci dice che ormai Ciro Immobile è questo? Chi ce lo dice? Non abbiamo conferme. Ragazzi, vi ricordo che sono 2 anni che Ciro Immobile è questo. Quindi consideriamo anche che magari Ciro allo stato attuale è questo. Magari siamo ancora convinti di doverlo recuperare. Io me lo auguro ancora. Però, ragazzi miei, finale della scorsa stagione, stiamo a novembre, di che stiamo a parlare, ragazzi? Cioè, con tutto il bene che si può volere, e lo ribadisco e lo sottolineo, la grande riconoscenza nei confronti di Ciro Immobile, adesso quello che conta è il bene della Lazio. Io non so se anche voi siete divisi in questa situazione, in questo parere. Fatemi sapere nei commenti e magari mettete pure un piace se gradite questo contenuto, un mi piace. Però io la penso così, viene prima la Lazio, non riesco proprio, può esserci chi te pare, prima di tutti viene la Lazio, stop, punto, basta. Cioè, è un discorso che diventa anche stucchevole portarlo avanti, perché per quanto mi riguarda è un discorso scontato questo, e poi tanto scontato mi sembra non essere.